Ciao ragazzi, bentornati al vostro Jack. Questa volta, come potete vedere, ci troviamo su Fallout Shelter. Signori, siamo scesi qui che praticamente, se vi ricordate, il Vault lo avevamo lasciato un po' più diverso da come lo vediamo adesso. Praticamente, perché è così? Sono andato un pochino avanti off camera in questi giorni in cui non ero presente su YouTube, quando potevo, ci giocavo qui 3 minuti. E l'ho portato un pochino avanti in modo che così, signori, ci troviamo avvantaggiati. Tanto abbasso un pochino così almeno non dà fastidio. E signori, come potete vedere, siamo già a un buon punto. Il Vault l'ho portato avanti. Adesso mi manca un po' di energia perché mi hanno attaccato esattamente 3 secondi fa per la prima volta i predoni. Però senza problemi l'abbiamo abbattuti. E quindi mi hanno rubato un po' di energia. Comunque, vabbè, alla fine dettagli, eccola qui. Quindi signori, eccoci qui, ci siamo lasciati che il Vault era praticamente indebolito. Io l'ho potenziato, ovvero la centrale elettrica al massimo adesso, il deposito d'acqua anche, l'impianto idraulico insomma, e anche il ristorante, tutti i nomi alla cazzo, però vabbè con quei dettagli. E come potete vedere ho fatto anche il laboratorio degli steampack e dei radaway. Quindi ogni volta che vogliamo e ci serviranno possiamo andare qui, prendere 4 steampack e qui che prendiamo 4 radaway. Ora, ho preso anche un botto di cose nuove per i nostri abitanti, vestiti, armi, eccetera. Praticamente sono quasi, ripeto, quasi tutti armati, anche con le armi di merda. Per esempio, questo qui c'è un'arma di merda che fa 0,3, come potete vedere. Però alla fine, all'inizio, è buona. E sono quasi tutti armati, tranne una, questa qui. E non mi ricordo chi altro, mi pare basta. Comunque, abbiamo trovato un botto di roba, vestiti buoni. I vestiti che necessari per la stanza giusta gliel'ho messi. Stiamo andando una favola. E se vedete in basso a destra abbiamo due cestini. Vedete? Perché ho due cestini? Ovvero, ora ve lo spiego subito. Il rapporto giornaliero che, come vi ho detto, sono andato avanti, come potete vedere. Oggi mi ha dato un cestino che non ho aperto, lo volevo fare insieme a voi. E il secondo cestino l'ho fatto poco fa, che praticamente era una sfida di uccidere 25 creature della zona contaminata. Come potete vedere, la nostra amicetta cara Barbara Jenkins, che è quella più alta con l'abilità, c'ha un sacco di fortuna, eccetera, l'ho mandata fuori e in 2 ore già mi ha trovato 3 cose, vabbè, all'inizio buone. E quindi anche questa qui è buona. E adesso piano piano lei sta andando avanti, io ho dato full steampack e full radaway e avremo un botto di roba. Adesso, visto che abbiamo due cestini, io direi di fare lo spacchettamento. Cominciamo con l'ultimo. Dai, vieni qua. Hanno per forza col primo, che palle. Vabbè, dai. Attenzione, vediamo un pochino se siamo fortunati, signori. Incrociate le dita insieme a me. Cibo, vabbè, dai, fa niente. Poi, tappi, ok. Pistola laser, ecco, questa è buona. Microscopio, ok, buono. Attenzione, la rara. Laserone. Forte. Laserone, 12-17. Ok, ho culo. Vediamo un po' di qua. Attenzione, per me sono 50 di acqua. Oh, neanche a farla apposta. 500 tappi. Oh, ma porca. Ma che cazzo. Un personaggio. Ah, no, infatti sto dicendo, se uscì anche il personaggio. Un personaggio, dai. Oh, tutte ro robe buone, eh. E che ho un culo. Ho un culo incredibile. Però troppo forte che all'inizio le cose mi sono uscite. Io l'ho detto e sono uscite. Tra poco avremo anche un altro cestino perché devo raccogliere 2000 di energia. Che non è poco, eh. Non è poco. Adesso cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto diamo armi piuttosto buone a loro. Non do queste armi migliori a questi perché fanno cagare. Però comunque posso dare questa qui che fa 3-7, che non è male. Adesso vediamo un pochino di modificare alcune armi. Per esempio questa qui fa 1-3, però non modifico questa. Vediamo un pochino. Qualcun altro, vediamo un po'. Questi qua ce l'hanno tutte le armi buone. Questo qui c'ha il 6-8. Io ti do il 10-11 perché c'ha un botto d'agilità. E questo qui mi serve assai. Si deve tipo proteggere tantissimo. Questa qui c'ha 1-3. No, beh, dai, ti lasciamo questa. Vediamo un pochino di qua. Quelli là. Chi è mo? Perché mi ha fatto un'altra volta i predoni? Ma che cazzarola. Non è possibile! Mi hanno attaccato 5 minuti fa! Vi rendete conto? Vabbè, allora adesso sto mandando le due guardie a difesa della porta, che l'ho potenziata al massimo.
quindi adesso ci metto molto più tempo per distruggere, abbiamo il tempo che loro si mettono in posizione, metto questi altri due a destra in modo che così i predoni quando smetteranno di attaccare la porta, dopo un po' smettono, andranno a destra. E intanto li possiamo fare fuori. Vediamo un pochino quanti danni gli fanno, perché alcuni di questi qua sono un po' deboli perché, per esempio questo mi hanno attaccato. Vabbè dai, piano piano posso mandare anche, che ne so, questo qui che arma c'aveva. Fanno cagare, vedi? Devo mandargli quelli là con le armi buone. Allora, ce l'aveva questo e questo qua. Non mi potete morire, eh? Oh, vai qua. E vai qua. Così almeno sono 5. Due già sono morti. Prendiamoci i soldi, questo qui c'ha. Pistola dei civili, me li prendi. Che la scambiamo con quell'altra che fa 1-3. Ok, fatto. Perfetto. Tutti quanti tornano a fare le proprie mansioni. Noi abbiamo difeso il Bolt per la seconda volta in 5 minuti. Voi la prima volta non l'avete visto, però la seconda volta mi hanno attaccato. Adesso possiamo fare così, ovvero tu c'hai l'arma di merda che fa 1-2, ti metto questa qua che fa 2-3. È già qualcosa. Poi devo togliere le armi di merda. Allora, 4-5 va bene. Vediamo un pochino questo. La pistola va bene, il fucile va bene. Vedete, quasi tutti quanti sono armati. Ecco, questo che fa 0-3, te lo tolgo e ti metto 7-8. Ma sì, ti mettiamo un 7-8, dai. Ok, adesso. Oh, un'altra volta mistico estraneo, perfetto. Eccolo qua, in mezzo a tutti. E dai, ce ne manca uno solo. Oh, i soldi stiamo facendo, guardate i soldi. Mamma mia. Ok, allora dovrò potenziare anche questo. Quindi mi serve, lo potenzio intanto. Perché lo devo potenziare al massimo, così potrò tenere un sacco di roba in più. Andiamo nell'inventario, ci prendiamo questa e questa. Ora c'ho uno che fa 6, 8 e 12, 17. Quella 12, 17 la do a lei. Perché come vedete c'è il fucile a canne mosso e fa 6, 8. Lei è quella che andrà fuori, ormai è la mia preferita, insomma. Quindi darò a lei l'arma buona. Adesso, quest'arma buona sempre, a chi la posso dare? Questo fa 5-7, ti do questo che fa 6-8. Che me frega. Cioè, alla fine facciamo così. Piano piano, vediamo un pochino che cosa fare, cosa dare. Questa quanto fa? Fa 3? Ti do questo che fa 5-7. Uno che non c'ha un'arma di merda, così almeno gli do questa qua che fa 3. Ah, c'era questa. Questa qui. Eccola. 1, 3, 3, perfetto. Ora, vendiamo questa. Vestiti, sto messo abbastanza bene, vedete? Ancora non l'ho segnati a tutti quanti i vestiti. Perché devo vedere esattamente bene cosa dai. Ce n'ho una marea, signori. Una marea. Vediamo un pochino se c'ho qualcosa di intelligenza, ma come potete vedere, no. Vabbè, tanto gli metto un pochino di vestiti così random. Per esempio, quelli là della percezione. Andato qui sopra. Percezione 2, a te percezione 1, questo qui ce l'ha, quello lì ce l'ha. Vedete, alcuni vestiti dovrò vendere per forza. Comunque, quanto stiamo? Già, wow, già 8 minuti e mezzo. Cioè, mi pare di aver parlato 2 minuti, invece no, il tempo vola. Comunque, allora, vediamo un pochino le sfide. Porta vicina, ok, perfetto. Trova l'anello misterioso, se lo rifà un'altra volta magari, almeno abbiamo 600 tappi. E l'energia. Vediamo un pochino se ci abbiamo culo. Non ho culo tanto. Ah, e invece ho culo. Ci riprovo. Voglio riprovare se si togliesse però questo. Infatti sto di troppo bello per essere vero. Però una volta, vi giuro, l'ho fatto fino all'80%. Così, che è stato bellissimo. Allora, intanto mentre che loro uccidono, che altro possiamo fare? Come sta messa questa? Andiamo un pochino a vedere. Ah, ma non posso perché siamo. Ah, no, non posso, ok. Altri tappi, perfetto. Ancora non ha usato niente perché questi qua dopo tot ore utilizzano sia Steampack che la DaWei, vabbè, sono un po' rincoglioniti. Però intanto siamo messi bene, questa mi qui li venderò, penso anche quel vestito, poi dopo non lo so, il carisma non mi serve. Oh, quelli là stanno morendo comunque. Allora, vediamo un po'. Tu stai messa piuttosto bene. Tu no. Tu mi servi vivo. Voi state messi bene, dai.
87%, mi hanno attaccato troppo, si è abbassata un sacco la felicità. Vabbè, dai, proviamo con lo sti... Ah no, vabbè, dai, un minuto, io aspetto questo che è 5 minuti. Ah, beh, perfetto. Va bene, dai, signori, io vi saluto qui, siamo andati un pochino avanti. Nel prossimo gameplay cerco di sbloccare questo, l'officina bellica, che con tutti i materiali che sto ottenendo possiamo farci le armi, che non è male. E signori, nel prossimo gameplay la costruiamo assieme. Adesso farò copulare un paio di persone così almeno nasce un bambino e potrò ottenere questa cosa. E quindi signori, vi saluto, spero che questo video sia piaciuto. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzuoli!